Ben ritrovati amici di Bergamo Sport News. Oggi voglio presentarvi una leggenda del downhill. Sto parlando di Bruno Zanchi. Ciao Bruno e benvenuto. Ciao, grazie mille. Eccoci qua e avremo modo di raccontarvi un po' la mia storia di questi ultimi 31 anni di attività, che detti così sembrano tantissimi, ma direi che sono volati. Allora Bruno, partiamo subito con una cosa che a me ha incuriosito molto. Appunto, hai appena detto che hai fatto 31 anni di attività, quindi si può dire che sei un pioniere di questo sport. Sappiamo che hai vinto nel 91 il mondiale e l'europeo e nel 97 solo l'europeo, però diciamo che sono risultati molto importanti. Oggi a 46 anni, diciamolo, anche se non so se si può dire, ma di solito per i signori sì, a 46 anni corri ancora? Sì, gareggio, come appunto hai detto. Questi 46 anni sono 46 anni di attività a livelli sempre abbastanza importanti. Chiaramente quando ero un ragazzo, quando ero giovane, sono riuscito a gareggiare in Coppa del Mondo, mondiali, europei, eccetera eccetera. Più adesso chiaramente l'età avanza e più chiaramente tutto quello che può essere stato la vita di un atleta in sé, compresi chiaramente infortuni, compresi chiaramente stop per magari situazioni anche lavorative eccetera eccetera, mi hanno portato a raggiungere questi obiettivi in giovane età, dove normalmente un atleta ha chiaramente più facilità di riuscire a confermarsi a certi livelli perché hai modalità di allenamenti fatti in un certo modo, hai una testa diversa, hai un concetto di affrontare la competizione in un modo sicuramente anche più arrogante, più deciso, perché chiaramente devi portare a casa dei risultati. Però in tutti questi 31 anni abbiamo vissuto veramente tanto di questo fantastico mondo sportivo che è la mountain bike in generale e in particolare chiaramente il downhill. Negli ultimi anni adesso mi sono prodigato più nel mondo del super enduro, che è una disciplina che magari poi ti spiegherò meglio nel dettaglio. Il mondiale del 91, gli europei, una Coppa del Mondo sono dei risultati sicuramente importanti, dove tutt'oggi siamo ancora qua a parlarne, perciò vuol dire che hanno comunque segnato gran parte della mia carriera. Si poteva fare molto di più, non ci sono dubbi, però purtroppo a volte subentrano anche situazioni che chiaramente uno perde per pochi decimi di secondo. Il podio fa sempre bene, perché il podio sicuramente dà energia, dà stimolo per allenarsi e prepararsi per le nuove gare, però tante volte il secondo, come dico io, è il primo dei perdenti, perciò ci si ricorda sicuramente di tutto quello che può essere arrivato a livello di risultati per le prestazioni vinte. Certo, allora torniamo un passettino indietro. Come nasce la passione per uno sport come questo, che diciamo adesso sta prendendo sempre più piedi, il downhill, l'enduro? Poi magari ci racconti un po' la differenza tra una disciplina e l'altra, e soprattutto come ci si avvicina a uno sport particolare come questo? Diciamo che io mi ci sono avvicinato abbastanza così per caso, però ripeto, eravamo veramente agli albori, come giustamente dicevi tu prima, eravamo dei pionieri di questa disciplina, partendo appunto 30 anni fa. Si sono resi conto che gareggiando nel cross country, perciò nella classica disciplina madre di questo sport, avevo delle caratteristiche tecniche per andare forte in discesa e perciò recuperavo probabilmente parecchie posizioni rispetto magari a quelle che perdevo un po' in salita, facendo al massimo la discesa e perciò scendendo in modo molto veloce e molto rapido. Da lì si sono chiaramente resi conto, ti sto parlando appunto degli arbori, perciò io gareggiavo nel team della Bianchi con presidente Felice Gimondi, in una struttura dove all'interno di questa squadra c'era anche il signor Paolo Rosola, Paola Pezzo, Dario Acquaroli, Valentino Fois. Eravamo una squadra veramente vincente, avevamo una decina di atleti in questo contesto, in questo parterre di questa squadra, dove veramente possiamo dire che abbiamo raccolto veramente risultati da fantascienza, tutti, da mondiali, olimpiadi, gare di Coppa del Mondo eccetera eccetera.
nato nel mondo della discesa, perché chiaramente, come appunto ti dicevo, la mia particolarità era quella di riuscire ad andare molto più forte rispetto agli altri in discesa, recuperare posizioni, eccetera eccetera. Dal cross country mi hanno chiaramente così provato a far partecipare, a gareggiare alle prime gare di mountain bike in discesa. Il tutto era molto strano, perché in quegli anni chiaramente gareggiare, andare forte in discesa e fare questo tipo di gare erano cose abbastanza particolari, perché si può vedere anche dai filmati che magari ci possono essere ancora su YouTube, piuttosto che la vestizione era molto particolare, le biciclette erano biciclette tradizionali con un po' più di escursione, si avevano delle forcelle anteriori che avevano 3-4 cm di corsa, ma il resto della bicicletta era una bicicletta semplicissima, una bicicletta da cross country dove magari si montavano dei copertoni un pochettino più larghi, un pochettino più con una battuta un po' più ampia, per far sì che ci fosse una differenziazione tra il cross country e la discesa. Da lì nasce il tutto, da lì nasce un'evoluzione incredibile, pazzesca, perché siamo arrivati poi agli anni attuali dove queste biciclette sono paragonabili quasi a una moto, con telaistica in carbonio, con freni a disco, con sospensioni decisamente particolari, tutto a volte anche studiato e gestito chiaramente da computer, piuttosto che, perciò c'è stata un'evoluzione in questi 30 anni che è stata pazzesca. Bruno discesista nasce, direi, in una gara fatta in Francia, nei campionati europei alla Bourboule, dove partecipo come Bianchi, partecipo come squadra e non come nazionale, perché purtroppo ho subito un infortunio, non mi hanno portato nel team degli azzurri, e da lì vinco le qualifiche e vinco i campionati europei juniores, portando a casa una quarta piazza a livello assoluto. Ero un ragazzino che aveva 16 anni, perciò con tante promesse da poter mantenere, e qualcuno l'abbiamo fatta. Ecco, abbiamo detto all'inizio che stai ancora correndo nonostante tu abbia 46 anni, quindi questo vuol dire che non c'è età per lo sport, anche ad alti livelli, o comunque chi vuole può comunque farlo. Nonostante la tua vita di atleta, alleni anche dei giovani ragazzi, delle future promesse, di cui vorrei chiederti di parlarci un po', perché comunque il futuro è sempre in mano ai giovani ed è giusto dare un grande spazio anche a loro. Facci qualche nome, dici qualche personaggio che magari è conosciuto anche da chi segue questo mondo. Sì, giustamente come dici, 46 anni di attività, sono 46 anni importanti. Dire che ad oggi gareggio ancora a alti livelli sarebbe abbastanza errato, nel senso che comunque la mia professione è tutt'altra. Io lavoro per un'azienda di abbigliamento, faccio un lavoro commerciale, però il tempo che riesco a dedicare alla mia squadra, il tempo che riesco a dedicare ai ragazzi, seppur a volte un po' limitato, direi che è un tempo di qualità, è un tempo dove riesco chiaramente a passare quelle informazioni che ho vissuto da atleta, che ho vissuto perciò a un certo livello come esperienza importante. Quando do delle indicazioni, diciamo che sono indicazioni decisamente veritiere, perché come ti dicevo appunto le ho vissute sulla mia pelle, perciò tutti gli errori fatti e commessi cerco abbastanza di scremarli nei confronti dei ragazzi del mio team e dei ragazzi che a volte mi contattano su internet piuttosto che telefonicamente per avere qualche consiglio. In questi anni abbiamo fatto dei grandi progetti con atleti nazionali, soprattutto perché chiaramente cerco di sviluppare il tutto con atleti e ragazzi di casa, portando atleti a gareggiare a livello internazionale, a livello europeo, a livello mondiale. Presumo che l'atleta che ha raggiunto più obiettivi e ha avuto più soddisfazioni, e mi ha dato anche più soddisfazioni in questo momento, sia Francesco Colombo. È un atleta ligure, un atleta di Varazze, con il quale abbiamo condiviso dai suoi 7 anni di età fino ai 20 anni, perciò abbiamo condiviso 13 anni assieme con Francesco. Abbiamo portato avanti un discorso fantastico anche grazie alla sua famiglia, che chiaramente ha dato disponibilità in tutto e per tutto, negli allenamenti, nei costi di trasferta eccetera eccetera, perché chiaramente la nostra disciplina è una disciplina abbastanza costosa, almeno fino a quando non si arriva a certi livelli, dove comunque la squadra interviene nel comprare ed acquistare le biciclette, nel pagare le trasferte eccetera eccetera, però giustamente bisogna arrivare a livelli abbastanza importanti.
appunto, tornando su Francesco, con Francesco abbiamo vinto i campionati italiani, abbiamo vinto i campionati europei della categoria juniores. Il progetto era quello di riuscire ad entrare in ambito internazionale con una squadra, con un team con caratteristiche importanti. Diciamo che l'anno del mondiale, che era l'anno che serviva per riuscire a fare questo passaggio, Francesco ha fatto una fantastica prestazione, perché eravamo in Austria a gareggiare, ha fatto un buon nono posto, ma purtroppo in questi ambienti, in queste situazioni sportive, diciamo che bisogna perlomeno pensare di restare sul podio. Stare nei tre a livello mondiale può aprire qualche prospettiva futura per riuscire a crearsi una sorta di partnership con sponsor e con case madri che ti danno un'opportunità di gestire una stagione a livelli altissimi. Quando fai prestazioni al di fuori del podio diventa abbastanza difficoltoso. Con questo, ripeto, Francesco è l'attuale campione italiano, ha vinto gli italiani per 2 anni di seguito, è comunque un ottimo atleta, sta ancora praticando ad ottimi livelli, però giustamente sono discipline dove è importante primeggiare a livelli altissimi. Diciamo che primeggiare a livelli nazionali diventa quasi la normalità per cercare di essere un atleta che poi chiaramente ha un'opportunità di poterci giocare le sue chance, le sue carte a livello mondiale. Attualmente ho una squadra nuova che si chiama Team Freestats Mondraker Comes. In questo team abbiamo dei ragazzini giovani, perché sono veramente giovani, hanno 14 e 15 anni. 14 e 15 anni significa che li stiamo introducendo all'interno di questa nuova disciplina che è il Super Enduro, e cercando di portare a conoscenza di quello che è il mondo del gravity, per poi magari eventualmente metterli nel mondo dell'ambiente del downhill. Ecco, una domanda che vorrei farti un po' per chiudere anche la nostra intervista è questa: perché i giovani d'oggi dovrebbero avvicinarsi allo sport in generale, e più in particolare perché a questo tipo di sport che, come abbiamo appena sentito dalle tue parole, è uno sport particolare che comporta tanto sacrificio, dove non basta essere competitivi a livello nazionale ma bisogna essere qualcosa in più per poter sfondare davvero? Perché avvicinarsi a uno sport così, e perché lo sport fa bene? Beh, lo sport è vita, lo sport è adrenalina, lo sport è fantastico. Io non riuscirei ancora tutt'oggi a vivere senza sport. Quello che riesce a darti qualsiasi disciplina, qualsiasi sport, penso che sia fondamentale per una vita di un ragazzino, per la crescita di un ragazzino. E poi, a prescindere che questo atleta, che questo ragazzo poi possa praticare sport nella sua vita e abbia la fortuna di poter arrivare a certi livelli, perché poi anche l'ambito della fortuna serve per raggiungere certi obiettivi e magari far sì che il tuo sport, la tua passione possa diventare anche la tua professione in un futuro, è fantastico. Io auguro a tutti i ragazzi e ragazze che ci possano essere in qualsiasi ambito sportivo di poter praticare dello sport. Chiaro che il fatto di riuscire a raggiungere obiettivi deve essere la cosa più importante all'inizio, per poter dare e dedicare il 100% del proprio tempo, il 100% delle proprie energie, delle proprie risorse. Non è detto che comunque tutti debbano per forza vincere e essere vincenti. Chi lo è un po' meno avrà magari qualche soddisfazione in meno, però praticare sport è eccezionale. Perciò auguro a tutti una fantastica attività sportiva sotto tutti gli aspetti, in qualsiasi livello. Ok, io direi che la nostra intervista si può concludere qui, però ti chiediamo di darci una disponibilità per magari una futura intervista e parlare anche un po' di più del perché oggi siamo qui al Monte Pulito, perché sappiamo che avete in programma dei grossi progetti per questa località che si trova a Selvino. E quindi con questo invito ti ringrazio per la tua presenza e ci vediamo alla prossima. Grazie mille, sei stata gentilissima. Siamo a Pulito perché stiamo cercando di sviluppare il comprensorio con Orio Bike Park, e questo sviluppo darà sicuramente delle ottime potenzialità per tutta la location e per il mondo gravity in sé nella zona di Bergamo, e creeremo sicuramente qualcosa di importante. Perciò una nuova intervista e un nuovo approccio di quello che faremo sarà ben gradito. Grazie mille. Grazie a tutti.